una discarica di circa 800 metri quadrati, una vera e propria bomba ecologica in un sotterraneo nel pieno centro di Casalnuovo, colma di pneumatici fuori uso circa 2500, cerchi per automobili, scarti di lavorazioni edili, veicoli abbandonati, materiale ferroso e altre tipologie di rifiuti. Lo scenario che gli agenti della Task Force per il contrasto al fenomeno della cosiddetta Terra dei Fuochi, coordinati dal viceprefetto Gerlando Iorio, hanno trovato quando hanno aperto una porta secondaria dell'officina del centralissimo Corso Umberto I è stato sconcertante. Scendendo le scale sterrate, attività resa difficile dalla quantità impressionante di pneumatici accatastati lungo di esse, si sono imbattuti in una sorta di cavità dell'altezza di circa 10 metri, stracolma di rifiuti di ogni genere, una grotta sommersa adibita a discarica senza alcuna autorizzazione, una bomba d'orologeria per la salute dei cittadini casalnuovesi, in un'area densamente popolata. Gli agenti del gruppo Interforze, composto dalla polizia della città metropolitana di Napoli, dal raggruppamento campagna dell'esercito, dalla guardia di finanza di Casalnuovo, dai carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, dai carabinieri forestali di Marigliano e dalla polizia di Stato, dei commissariati di Acerra e Nola, con il supporto degli ispettori dell'ARPAC, hanno proceduto al sequestro dell'area e a denunciare l'autorità giudiziaria, il titolare e il gestore dell'attività. La Procura della Repubblica di Nola, diretta dal procuratore Anna Maria Lucchetta, ha subito inviato un suo sostituto per prendere direttamente contezza della situazione. Questo è solo uno dei risultati conseguiti dall'operazione di controllo straordinario del territorio, denominata Action Day, che si è svolta nelle aree dei comuni di Marigliano, Somma Vesuviana, Casalnuovo e Brusciano. 14 le pattuglie in campo, 38 tra agenti e militari impegnati, 6 ispettori dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente, 11 le attività controllate, autocarrozzerie, officine meccaniche, di riparazione pneumatici, alcune risultate prive di qualsivoglia autorizzazione, 7 quelle sequestrate, 8 persone denunciate all'autorità giudiziaria, 35 persone identificate, 40 veicoli controllati di cui 22 sottoposti a vincolo, oltre 45.000 euro di sanzioni elevate, gestione e smaltimento illecito dei rifiuti, esercizio abusivo della professione, emissioni in atmosfera e emissioni in fogna non autorizzate, inquinamento ambientale, i reati contestati. Si tratta dell'ennesima operazione della Task Force sulla Terra dei Fuochi, ha sottolineato il sindaco metropolitano Luigi De Magistris, alla quale la città metropolitana offre con il corpo di polizia un contributo determinante. Uno dei nostri obiettivi strategici è quello di lavorare senza sosta per il ripristino di condizioni di salubrità dell'ambiente e per la salvaguardia della salute dei cittadini. Solo nell'ultima settimana le operazioni svolte dal gruppo Interforze, in collaborazione con le rispettive polizie locali, avevano portato al sequestro di 27 attività nei comuni di Calvizzano, Casavatore e Pozzuoli e all'identificazione di 75 persone, di cui 21 denunciate all'autorità giudiziaria, con l'irrogazione di sanzioni amministrative per un ammontare di circa 120.000 euro. La situazione ambientale, ha dichiarato il procuratore Lucchetta, della nostra area è preoccupante. L'azione della Polizia Metropolitana e degli altri corpi che compongono il gruppo Interforze è pertanto altamente meritoria e deve essere sostenuta, in quanto il contrasto ai reati ambientali è e deve essere un'assoluta priorità della nostra azione quotidiana.